Allora, bene, parallelogramma, vediamo un po'. Che cos'è il parallelogramma? Questa è l'ultima figura che facciamo prima della verifica. Naturalmente ne abbiamo altre da fare, trapezi, tutti i quadrilateri con le diagonali di 90 gradi, ma per adesso ci fermiamo qui. Quindi abbiamo fatto rettangolo, quadrato, triangoli, parallelogrammi. Che cos'è il parallelogramma? È un quadrilatero, quindi quattro lati, che ha lati a due congruenti paralleli. Gli angoli del parallelogramma, quindi fino qua è come un triangolo, un rettangolo, vedete? Lati a due congruenti paralleli, fino qui è come un rettangolo, ma gli angoli del parallelogramma sono due a due congruenti e diversi di 90 gradi. Guardate, questo è il parallelogramma, eccolo qua. A, B, C, D. AB congruente a BC, vedete? AB, BC. AD congruente a BC. L'angolo alfa è congruente all'angolo gamma, vedete? E l'angolo beta è congruente all'angolo delta. Noi abbiamo in ogni caso che alfa più beta più gamma più delta, essendo un quadrilatero, è sempre uguale a 360 gradi. La somma degli angoli interni è sempre 360 gradi. Quanto vale l'area del parallelogramma? L'area del parallelogramma è come quella del rettangolo, base per altezza. E queste sono le due formule inverse. Base, area fratto altezza, altezza, area fratto base. Ma quali sono la base e l'altezza del parallelogramma? Questa è la domanda. Abbiamo anche il sottofondo musicale dell'aula di musica di là, John Lennon, Imagine. Allora, guardate, se io considero il parallelogramma la base AB, l'altezza relativa alla base AB è questa, vedete? Da D scendo in maniera perpendicolare verso AB. DH è l'altezza relativa ad AB, mentre se io considero la base DC, l'altezza è DK. Quindi, vedete, con AB, valore di base, l'altezza è data da DH. Invece con BC come base, l'altezza è data da DK. State attenti perché se io voglio l'area del parallelogramma, dovrò fare AB per DH oppure BC per DK. Chiaro? L'altezza fa venire fuori anche che cosa? Questa figura qui, che è un triangolo rettangolo. DHA è un triangolo rettangolo. E adesso passiamo, giusto per capire, a GeoGebra. Eccolo qui il nostro parallelogrammo. Allora, questo è il nostro parallelogrammo, vedete? Se io ho un parallelogrammo di questo tipo, la base è AB, eccola qua, e qui abbiamo l'altezza, DH. Eccola qui. Quindi, base per altezza, trovo l'area del parallelogramma. Se io però giro il parallelogramma in questa maniera qua, vedete? Vedete che la base adesso è diventata DC. DC e la sua altezza è diventata DK. Quindi, questa base per questa altezza mi dà l'area del parallelogramma. Questa base per questa altezza mi dà sempre l'area della stessa figura, del parallelogramma, la stessa figura, non è cambiato nulla. Chiaro?